Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate, come sempre, le mie condizioni, ragazzi, abbastanza pietose, non mi ha tirato nessuno un pugno, è un brufolo. Sono giornate di deturpazione. Comunque, a parte questi scivoloni di percorso, benvenuti in un nuovo video e oggi cosa andremo a fare? Oggi andremo a fare un tutorial, in realtà a seguire un tutorial. Il video in questione ve lo lascio nel link in descrizione se volete andarci a dare un'occhiata. Ho preso ispirazione da una youtuber coreana che appunto crea questo make-up in stile coreano. Come ben sapete, lo stile di trucco di make-up coreano è molto diverso dallo stile che usiamo qui in Occidente. Ci sono colori, tecniche che qua non vediamo neanche con il binocolo e quindi volevo cimentarmi in questa sfida e provare a ricreare un Korean make-up e vedere se su di me sta bene, chi lo sa, chi lo sa, chissà se sarò in grado. E poi, insomma, la Corea con appunto questi prodotti coreani per la skincare che sono super in hype negli ultimi anni, insomma, sta prendendo tantissimo piede. Se ne sente sempre di più parlare, appunto, come dicevo, per la questione skincare. E devo dire che anche dalla parte make-up mi ha incuriosito parecchio. Perciò io direi che smetto di parlare perché un'intro infinita. Però, ragazzi, come sempre, io vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere. Lasciatemi un like e commentate il video se volete. Direi che non perdiamo altro tempo e passiamo subito al make-up. Eccoci qua, ragazzi, solita postazione make-up che ve lo dico a fa. E ragazzi, iniziamo con il tutorial. Io purtroppo non ho prodotti nella mia collezione make-up provenienti dalla Corea, perciò proveremo ad utilizzare, insomma, i prodotti che ho per creare appunto questo make-up. Io ho qua di fianco a me il tutorial che seguiremo passo a passo, appunto perché sono tecniche make-up che io non ho mai testato, ma visto che la signorina nel video a quanto pare non ha occhiaie, brufoli, imperfezioni, lei non utilizza un briciolo di correttore. Come potete ben immaginare, oggi non è il mio caso, non posso permettermelo, perciò mi metto un po' di primer, ovviamente, che ve lo dico a fare, faccio tutte le mie correzioni e poi iniziamo il vero e proprio tutorial, perché lei appunto, come vi dicevo, stende semplicemente il fondotinta, ma no, oggi non è il caso. Quindi ci vediamo tra 3, 2, 1. Eccoci qua con meno imperfezioni. E adesso partiamo con il vero tutorial. Premiamo play. Lei si stende un fondotinta che mi sembra molto coprente, vi dico bianco praticamente. Io il più chiaro che ho è questo qua di NYX, però è veramente tanto chiaro per me. Quindi lo vado a mischiare con questo qua di She Glam, che comunque non è estremamente scuro, ma nemmeno chiaro come questo qua di NYX, che è veramente esagerato. Voglio una texture molto coprente, spero tanto di non squamarmi. Metto anche un po' qua sulla palpebra. Sono bella chiara, eh? Ma adesso vediamo come gestire la situazione. Molto bene. Direi che sono tutta bella coperta e ora andiamo a mettere un po' di cipria. Niente di che, ci vado proprio leggera, leggera, perché appunto questo fondotinta è molto chiaro, ma soprattutto rende la pelle non proprio luminosa. E ci siamo, base di fondotinta e correttore fatta. Ora passiamo al bronzing, perché lei usa appunto un bronzer e ne usa pochissimo. Io vado ad utilizzare questo di Essence, Good Stuff, e lei con un pennello super fluffy va qui poco poco. Lei fa appunto questo movimento qua. E poi con un pennello va a fare il contouring al naso, parte tra l'altro da super sopra e va qui, proprio fa tutta l'arcata e poi appunto fa così tutto il ponte del naso e finisce nella punta. Poi va nelle labbra. Prendo un pennellino piatto e vado a fare quello che fa lei sulle labbra, quindi qui, però devo sfumare. Lei non sfuma, proprio va tranquilla. E poi fa la riga delle labbra. Qui sopra? Cos'è? Mi faccio il baffo? Il baffo? No, vabbè, il baffo. Poi si fa anche
un po' di contouring qua. Qua sembra che ho mangiato la cioccolata invece. Baffo e cioccolata, che meraviglia. Poi, cosa importantissima, va a fare il contouring, appunto, qui sotto alla sacca dell'occhio, tipo. Basta, va bene, così mi sarò fatta le borse, le occhiaie che mi ero appena tolta. E vabbè, proseguiamo. Contouring fatto. Fa le sopracciglia. Io vorrei averle dritte così per essere uguale a lei per il tutorial, ma le mie sono belle arcuate, quindi direi che le faccio come mio solito. Molto bene, sopracciglia fatte. Vediamo come prosegue la nostra amica. Prende una bella palette, quindi passiamo agli occhi. Direi che prima setto un po' la base. Allora, quindi ombretti. Io, ragazzi, mi sa che baro un momentino e mi faccio una base per la palpebra con un ombretto crema, perché ragazzi, cioè, lei ha una palpebra perfetta senza discromie. La palpebra l'ho un po' uniformata, andiamo a vedere cosa fa. Lei prende un marroncino, sempre con questi pennelli minuscoli. Io in questo caso prenderò quello della palette di Mesauda Rock Romance, questo qui, nome Soul, e lo va a mettere nella parte interna, nell'angolo interno della palpebra. Poi fa questa specie di riga di eyeliner, tipo, lungo l'occhio. Prosegue leggermente, seguendo l'occhio, quindi non andando in su, per poi risalire. L'occhio a pesce mi salta fuori con questo make-up. Oddio, sta sfumando? Se sta sfumando, terribile, perché io non ho sfumato nulla. Poi con questi mini pennelli non si capisce cosa faccia. Vabbè, comunque. Adesso sfumo leggermente. Quindi poi lei prende un altro pennello, perché questo è troppo poco preciso. Prende un altro pennello e sempre con lo stesso ombretto lei fa proprio una linea che congiunge questa parte con la palpebra inferiore, però lasciando uno spazio. Ma che complicato. Però lo sto facendo bene, giuro, sto seguendo proprio ogni passaggio. Tanto sto facendo un occhio solo, l'altro come farò? Faccio anche l'altro, va là. Ok, ci siamo, adesso lei cosa fa? Sta sfumando leggermente anche quello sotto? Continuiamo, va là. Poi sfuma il tutto con un altro marroncino. Io vado a prendere questo qui di Pastel Tropics, della marca Lovely, che comunque è un marrone molto più chiaro, molto più freddo anche, e va a sfumare appunto queste due parti e va a riempire tutta la palpebra. Quindi la linea che abbiamo fatto in precedenza è inutile, ma tipo qua sopra non sfuma niente, non fa niente. Noi ci fidiamo, fa proprio solo la palpebra lei. Poi non capisco questi mini pennelli che usa, cosa mi stanno a significare. Ok, direi che ci siamo, non mi dispiace. Ora, con un pennello ancora più sottile, il più sottile di tutti assolutamente, vado sempre con questo più chiaro di marrone. Sono un po' confusa. Si nota? No. Vado con questo marrone più chiaro a tracciare appunto la mia linea qua sotto dell'occhio. La faccio bella marcata, tanto poi lei dopo va a sfumare. Però perché il suo è così intenso? Perché si vede così bene netto il suo e il mio no? Lei sfuma tutto, fa un po' così, un po' così, un po' così, un po' sfuma, un po' no, non si capisce. Poi prende il magico mascara. Allora, lei ne usa uno marrone. Non mi sento a mio agio a usare un mascara marrone. A parte che non ce l'ho nemmeno. Ma poi, ragazzi, solo mascara neri. Ok, per il momento faccio una passata. Andiamo avanti. Vediamo lei cosa fa. Vedo che comunque è un trucco diverso, non mi dispiace. Infatti, lei mette prima il mascara, non lo mette sotto. E poi con un eyeliner nero, perché poi dopo il mascara, ma vabbè, parte da proprio qui e va a fare proprio una mini 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 codina. Proprio lei la fa piccolissima. Bello, vi dico, non mi dispiace anche questa mini 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 codina, niente male. Poi lei con l'eyeliner marrone riprende la linea
che abbiamo tracciato qua sotto. Io sinceramente l'eyeliner marrone ce l'ho, ma è troppo intenso, quindi lo riprendo con una matita marrone, perché davvero il mio eyeliner è troppo intenso, dopo si vedrebbe solo quello. Invece il suo, non lo so, magicamente è tipo stra leggero, quasi impercettibile, e direi che non male, non male. Poi lei prende sempre l'eyeliner nero e si fa un neo proprio qua sotto, così, però dai, simpatico. Poi prende un bello shimmer che io ho, ce l'ho proprio super simile, sempre della palette di Mesauda, prendo Metal, che sapete mi ha fatto impazzire, e lo vado a prendere con un altro pennellino, no però ne voglio uno sempre super sottile, li ho usati tutti ovviamente, 200 pennelli li ho usati tutti, vado a usare questo, guarda mo, più sottile di questo non c'è, e lo va a mettere proprio qui, nella sacca dell'occhio. Lei abbonda, quindi abbondiamo anche noi. La mialina sotto non è marrone come la sua. Adesso vado ad intensificarla. Eccomi con la mia sacca. No, mi piace molto. Mi piace molto, particolare. Sì, sì. Ah, poi lei mette un po' di sempre questo shimmer, che però adesso possiamo prendere con più abbondanza, qua all'interno. Questo io apprezzo sempre, ragazzi. E abbondo anche. Poi qua ci stavamo dimenticando il blush, lei lo mette ora, vado ad utilizzare questo della linea Green Me di Kiko, lei lo mette con le dita, quindi chi siamo noi per non fare altrettanto, e lo picchietta, cioè praticamente il suo non si vede in realtà, cioè come se non mettesse nulla, infatti per questo che ne ho preso uno super chiaro e super naturale, e lo mette qua, soltanto qui così. Proprio picchiettato. Io, ragazzi, però ho bisogno di pigmento, ho bisogno di abbondanza. Abbondanza ho bisogno, non di questa miseria. Vabbè, ma oggi trucco coreano. Mi sembra già di essere a buon punto, vi dico la verità. Momento illuminante e qua ridiamo. In questo caso ne uso uno abbastanza tranquillo, ma non troppo, di Pixi. Lei lo mette come prima cosa, punta del naso, che direte, tutto nella norma. Ponte, con questo pennellone, finora ha usato solo dei pennelli microscopici. L'highlighter nel naso, giustamente, usiamo un bel pennellone. E poi, volete sapere? In fronte, dove io ho le mie squame, lei ci mette l'illuminante. E chi siamo noi per non farlo? Questo è un tutorial, va seguito alla lettera. Poi lo mette qui, nel baffo e sulla punta del mento, così sembriamo lucidi, e poi lo metto anche qua. Qua ci può stare. Allora, ho messo leggermente un po' di mascara qua anche sotto, perché mi è sembrato che anche lei lo avesse, ma secondo me lei è stata talmente scarsa che è impercettibile, perché sembra che qualche ciglia ce l'abbia e qualche ciglia no, però l'effetto mi sento molto coreana, vi dico la verità. Ora lei arriva alle labbra, quindi abbiamo terminato quasi il nostro trucco, ed utilizza un rossetto sui toni del mattone. Io utilizzerò questo qui e lo mette sulle labbra. È strana la situazione perché all'inizio sembra che lo metta dappertutto, poi frame dopo sopra non c'è nulla. Quindi io penso che andrò soltanto a metterlo nell'interno e poi lo sfumerò col dito. E lei lo sfuma col dito, così, ed eccoci qui, eccoci col tutorial terminato. Allora, secondo me sono stata super attinente al video, mi piace anche molto, mi sento un po' tipo bambina, le features si sono super addolcite con questo trucco coreano. Mi piace molto alla fine, ovviamente il suo è più bello, ma che vedevo di, io ci ho provato, però sono molto soddisfatta, vi dico, sono molto soddisfatta. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, se sono stata brava in questo tutorial. Mi raccomando, se volete vedere il tutorial originale, come già vi dicevo, ve lo lascio qui in descrizione. E niente ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video.
Io spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a vedere la mia versione Korean Girl. Detto questo, io come sempre vi aspetto nel prossimo video, vi mando mille bacioni e ciao!